Ecco. Ci sono, ora stanno fermo. Oh, ora sta fermo. Oh, via. E lo sta zitto. Quarto appuntamento con Dario Moccia e Smash Bros. Ciao Dario. Ciao. Vogliamo continuare col bollettino medico, visto che ogni giorno ci hai informato sul tuo stato di salute precario. Sì, sì, sì. No, ora la voce l'ho quasi recuperata. Ho sempre il raffreddorino, però mi sta passando. Poi c'ho il naso devastato, perché a forza di soffiare si è crostificato, diciamo. Bellissima. Però, bellissima immagine. Un'immagine esatto, spettacolare. Esatto. Allora, partiamo con la solita partita, poi chiederemo chi vuol giocare e nel frattempo Fabio ci aiuterà a fare un po' di domande. Hai ragione. Quindi io vado sempre di Little Mac, tanto il risultato sarà lo stesso, però... No, non è detto che non mi sento tanto in forma oggi. Ormai ho perso, non credo più in me stesso. Basta. C'è la mia nemesi qui fra il pubblico e... Non sono, sono un po' spaventato, sono un po' agitato. Ma hai tu oggi il master, Yoshi. Quindi devi lanciare tu la partita, Dario. Già fatto. Devi lanciare la partita tu. Okay. Oggi lanci tu. Lanciata. Lanciata. L'ho lanciata. Esatto. Ecco, vedi, vedi, sei più carico. E là. Allora ragazzi, se avete delle domande, alzate la manina. Io vengo da voi. Domande scomode però, non tipo qual è il tuo colore preferito, cose così. Merda! Vedi, vedi che ora hai imparato a... Umberto, vogliamo già partire con le domande? Assolutamente per, sì, per darti no? una chance di vincere. Allora, come ti chiami? Alessio. Allora, vabbè, due domande in una. Una, dopo ci fai giocare? Che no? Sì, sì, penso di sì. Allora, la mia domanda è la seguente. Se il fumetto sta a Blankets, inteso come primo fumetto da consigliare... Aspetta, ti fermo subito perché non è il primo fumetto da leggere in assoluto, è il primo fumetto da leggere se vuoi iniziare con qualcosa di più serio. Okay. Comunque vai avanti con la domanda. No, no, finisce da un'altra parte la domanda. Con videogiochi invece cosa mi consigli? Esatto, cioè sarà... Fumetto sta a Blankets, come videogioco sta? Secondo sai che te... non lo so, è una bella domanda. Non è una gran risposta. Forse un platform, ti consiglio di giocare a un platform che è meno impegnativo per poi andare sempre più su. Vabbè, io so cosa giocare, però nel senso... Ma che cazzo me lo chiedi a fare? No, cosa consiglia Dario Mo? Cioè, consigli per gli acquisti. Vabbè, io Rayman Origins Legend, la saga, oppure un Galaxy, Super Mario 1, 2. Sono comunque platform moderni. Per iniziare, se vuoi qualcosa di più nuovo, ecco. Ok, grazie. No, che bastardo. Hai visto all'ultimo, sei soddisfatto? Due secondi. Non pensi che sia stato un po' antipatico nei tuoi confronti? No, è che devo... No, ma gli vogliamo bene così. Bravo, anche, bravo. Anche se ti tratta male. Merda. Va bene, va bene. Ce l'ha fatta. Hai visto? Incredibile, Ci voleva oggi l'ultima puntata per farmi vincere. Ottimo. Insomma, chi vuol giocare? Senti, io... Sceglilo tu e stop. Quello che sembra cocciante, lui. C'è anche il tizio qualunque, un applauso per il tizio qualunque. Però, intanto cocciante può salire, assolutamente. Sei uguale al tizio qualunque. Piacere cocciante, come ti chiami, Aspetta che non ha Simone. Microfono. Simone, prego. Dai Simone, siediti. Dalla ma come? Ti faccio il culo e poi... E fatemi spiegare. Simone, sei un campione a Smash Bros o per niente? Io l'ho provato una volta ma non so i tasti, non me li ricordo. Non ti ricordi i tasti, allora esatto. Tieni il microfono, intanto ti spiego un attimino i tasti. Dimmi che personaggio vuoi nel frattempo mentre li selezioni. Megaman. Allora, questo è Megaman. Attacco speciale ovviamente in combinazione con la direzione. Salti con entrambi X e Y. Con questo schivi, con questo fai la presa. Nel frattempo, Tizio, prima di chiedere a Fabio se ci sono domande, lo chiedo a te se vuoi dire qualcosa a Dario, intanto aspetta che è un attimo distratto. Sì. Va a pissare solo, base. Però... Dario, scegli lo schema e lancia la partita così intanto si carica, per favore, grazie. Scusi.
Puoi chiedere qualcosa, Dario, già che sei qua? Chiedimi qualcosa, amico mio. Che... Vieni al VGP dell'anno prossimo, quello non di lo so, se mi chiamano volentieri. Secondo me il manga perfetto per iniziare non è One Piece. Indovina un po' qual è? Già fatto partire. Grazie. Dragon Ball. È inutile fare tante storie, lo sapete tutti che è Dragon Ball. Basta. Basta. 3, 2, 1. Vai Fabio, iniziate la partita e iniziamo a disturbarlo. Ma perché c'è? Eccoci. Perché. Ah, ma c'è. Perché c'è. Ah, abbiamo la CPU purtroppo. Come mai c'è. C'è il terzo giocatore? Vabbè, insomma, più o meno il risultato è lo stesso. Va bene, come ti chiami? Sebastiano, e una anzi, tre domande in una. Idolo no. Nella vita, idolo fumettistico e un idolo in generale. È bello questo perché è difficilissimo rispondere non a una ma a tre domande assieme. Vai, dai, dimmi. Sono idolo nella vita, idolo fumettistico e idolo in generale. Naoki Urasawa. Tutti e tre. No, nella vita Corrado Guzzanti. Va bene, grazie. Manca il terzo però. Che in generale. In generale? Musicista, autore di film. Un gruppo sono nella vita, penso. Elio e le Storie Tese. Va bene, grazie. Come sta andando la partita nel frattempo? Che non la sto seguendo. Malissimo? Tanto mi caccia via col braccio. Il fastidio totale, basta, non gli chiederò mai più niente. C'è qualcun altro che vuol fare una domanda? Se alza il braccio Fabio andrà a intercettarlo. Niente, oggi il pubblico freddino oggi. Non mi piace questo pubblico. Il tuo pubblico, Dario, oggi non ti vuole. Guarda che c'è una domanda. È una mezz'oretta, eh. Perché secondo me ti hanno sentito prima, ti sentono ora, si sono un po' stancati. Allora, scusami, hanno fatto due domande in una, tre domande in una, dovresti fare quattro domande in una, vai. No, era semplice. Vale la pena incominciare Naruto? Da zero proprio. Sì dai, perché fondamentalmente la prima parte è bellissima, anche se c'è una grossa lacuna nello scontro dopo Pain, a mio parere, merita di essere letto comunque. Va bene, grazie, dai. Niente, ci mancherebbe su che apposta. Un'altra domanda. Qua. Che vinto. Aspetta che la teniamo per il prossimo scontro. Ma hai vinto Yoshi? Hai perso. Tra l'altro prima mi sono scordato di dare. No, è il primo che sale. Chi era il primo che è salito? Va. Lui è il primo che è salito. Guarda che. Aspetta. C'è Cage. No, non gliene frega niente. Non gliene frega, è andato via offeso per aver perso. Dario, chi sceglie? Non lo so, chi sa giocare. Esatto, uno bravo. Deve essere veramente un campione, eh? Vai lui che sembra anche Little Mac. Ciao amico mio. Ciao, siediti. Come ti chiami? Davide. Davide, hai detto che sei un campione, eh? Non sono un campione, so giocare. Va bene, dai. Partiamo subito con le bugie. La prima bugia è subito così. Aspetta, togliamo la CPU. Credo che lo debba far tu, Dario, giusto? Ah, la tolgo. È inutile, scegli pure il personaggio che vuoi. Fatto. Quante ore di gioco hai su Smash Bros? Su Smash Bros non lo so perché non le ho guardate. Okay. Gioco da quando è uscito. Quindi. Giochi da quando è uscito. Sì. Ma secondo me c'è uno sfidante serio, Dario. Cioè da quando è uscito per Nintendo 64? No, sì, non ha mai smesso. Ah, per la Wii. Vai, scegli pure chi vuoi. Zurla. Ottimo. Ana, mi chiamo. Lo schema lo scegli sempre tu, Dario, mi pare, no? Già scelto. Già scelto, a posto. Anche tu, se vuoi fare una domanda a Dario, che magari ti risponde mentre gioca, così sì, gli rompi un po' le scatole. Il molto discusso finale di Death Note, secondo te cosa ne pensi? Che, ma è spoiler, aspetta un attimo. Trovo che secondo me doveva vincere... Non doveva finire così, diciamo, dai. Ottimo, Fabio. Eccoci con la domanda, come ti chiami? Alberto. Che ne pensi sinceramente di The Name Before Tokyo e Daily Mello? Che senso? Cioè, la loro storia amorosa. No, come youtuber ti piacciono? Daily sì, anche se diciamo che il 60% delle volte non sono d'accordo con lui, ma più che altro perché troll e tutto il resto. E su tante cose andiamo d'accordo. E The Name?
The Nembo non lo seguo, quindi non saprei proprio esprimermi. Okay, grazie. Niente. Quindi gli fa cagare. Non lo seguo. Questo Fabio Buono, secondo me lo devi tenere in considerazione perché può fare domande a ripetizione, quindi dopo eventualmente torniamo. Torniamo da lui. Secondo me lui ne ha tantissime. Nel frattempo 0-0, giusto? Sì. 0-0 con Sonic. Con Sonic leggermente indietro, 67%, 44%. Io non so, Fabio, ha intercettato già qualcun sì. altro? E poi gli spostamenti impiegano ore ed ore ed ore. Si sta spogliando, è un buon segno, Mi sa che ti vuol dire qualcosa, Dario, perché si sta denudando il... Vai, 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 si spogli pure. Eccolo, quasi nudo e pronto. Come ti chiami? Matteo. Cosa ne pensi? Qual è la tua puntata preferita di Scrubs? Wow, sai che non lo so, forse quella della notte bistecca. Sì, ma lui voleva sapere il numero preciso. No, il numero preciso non me lo ricordo. Notte allora, bistecca. È una risposta deludente questa. No, mi va bene anche così. Bene, ok, ciao. Nel frattempo abbiamo forse la partita più tirata in 4 giorni, eh? È ancora 0-0, mi sembra di capire. Attenzione, vabbè, aspettiamo la prossima partita. Sì, punto. sì, assolutamente, perché ci dovrebbe essere lo scontro decisivo. Che culo. Guarda che, no, non voglio dirlo perché sono scaramantico e tipo ovviamente il tuo fan. No. Niente. E meno male aspetta, che era il campione. Meno male no, che era un campione. È stata combattutissima questa. Questa è stata grazie combattutissima. Grazie mille. Però non era sbloccato. Ah, non era sbloccato. Mi spiace. Grazie mille. Un applauso per lui. Adesso Dario scegli sempre tu, ma sempre tra i migliori però, quindi chi è veramente bravo, eh? Ah, ok. C'è lui con un taglio di capelli. Giocare. Guarda Dario che c'è lui con un Ubrio. Poi c'è un taglio di capelli che merita Skrillex, assolutamente di essere Skrillex. Inquadrato, eh. Dopo Skrillex. Ciao, siediti pure. Dammi pure lo zaino che intanto rubiamo il contenuto. Come ti chiami? Mattia. Vai Mattia, sai allora, giocare a Smash Bros? Ho già giocato, ho 8 anni di tra GameCube e Wii. Ah, fantastico. È stata abbastanza esperienza. Come al solito, preparati una domanda per Dario per rompergli le scatole mentre giochi. Vai. Sì, è minuscolo, purtroppo il 3DS è il vecchio modello. Vai. Ottimo. Io ho messo uno, fai come vuoi, insomma. Dovremmo esserci, non so se devi fare anche tu la tua selezione per partire. C'è qualcosa che vuoi chiedere a Dario? No, adesso mi concentro. Bravo. È che la domanda è per poi non far concentrare lui. C'è una ragazza che voleva fare una domanda, farti lucido. Vai Fabio. Possiamo andare? Sì, no, è vero, aspetta un attimo. 2-1, via. Remiamo contro Dario. Vai con la domanda a bruciapelo, come ti chiami? Adriana. Ciao Dario, volevo chiederti cosa ne pensi di Rainbow disegnato da Masasumi? Mi piace un botto, Rainbow, tanto. Ho già avuto il suo autografo. Come? Ho avuto il suo autografo. Ah, che bello, sono contentissimo per te. Sì. È difficilissimo ottenere la roba dai giapponesi a Lucca. Esatto, ciao, grazie. Niente, aspetta, trovi che Dario sia un bel ragazzo? Sei un figo. È più bello lui o Andrea dei Pampe? Sei difficile. Dario. Vabbè, risposta politica. C'è Andrea che sta piangendo, è lì seduto sulla poltrona che ci è rimasto malissimo. Scusa amico mio. Perché Dario è difficilissimo ottenere qualcosa dai giapponesi a Lucca? Che l'hai detto e mi ha incuriosito. Sono visti come rockstar, tanto mi stanno facendo un culo che fai a 25. Davvero? Sì. Grandissimo, sei stata la miglior scelta di sempre. Il mio fratello era il peggior allenatore di sempre, ma ha fatto il culo così tante volte che ormai guarda. E non c'è qui tuo fratello così fate il culo due volte Dario? No, non vorrei parlare troppo presto, in effetti che sto guardando. Ragazzi, qualche bella domanda e bella impegnativa? No, eh? Niente. Pubblico freddino oggi, Fabio. Molto freddo. No, dai. Ecco, ne abbiamo una. Ciao, tu. Si vede che sei caldo invece. Come ti chiami? Rocco. Ah, faccio caldo, via. Volevo chiederti cosa ti aspetti dal nuovo Zelda? Questa è una bella domanda, mi piace. Non lo so, se hai visto una sega, se mi devo aspettare. Vabbè, non dici cosa ti piacerebbe dal nuovo Zelda. Esatto. Non lo so, non so niente, mi sto prendendo, mi girano coglioni, non so rispondere. Tanto mi sa che questa ormai l'hai persa, quindi puoi rispondere. Dovresti perdere anche. Va bene, no, dicevo, dal nuovo Zelda mi aspetto tante cose belle
e cose che non posso vedere perché non è uscito manco un trailer, è uscito solo Link che va a cavallo, arriva un boss e combattono. Spero che sia open world, dicono che sia come open world tipo Skyrim, molto bello. Complimenti, è stato veramente il numero uno. Ti ha trattato veramente male. Ha trattato malissimo, ma mi spiace. Lascia lo zaino, prendi questo che... E tizio qualunque, cioè... Se vuoi puoi sporgere querela, eh. Sì, sporgi. No, non mi sembra il caso, dai, va bene così. Hai paura di perdere. Mi girano coglioni quando perdi. Va bene, ma... Comunque... Dal gesto stizzito non si era notato. No. Io però chiamerei assolutamente lui, Caltaio, che avevi tu, Fabio, fino a un po' di tempo fa, quindi... Sì. E poi ha detto soprattutto che è un gran giocatore di Smash Bros, eh. Sei stato indicato, ciao, come ti chiami? Alessandro. Alessandro, che esperienza hai con la serie? Oh, ti voglio tutte e tre. Fantastico, vai così che... Oggi facciamo il botto, sì. Che personaggio sceglierai? Probabilmente Fox. Fox. A me non piace, però... Va bene, l'importante è che tu vinca. Vai. Ottimo. C'è qualcosa che vuoi chiedere a Dario o magari facendolo incazzare chiedendogli previsioni su giochi di cui non si sa niente? Perché abbiamo capito che è quella la domanda critica. Ma ce ne sono state di peggio di domande, tipo... Dario, ma cosa ne pensi di Half-Life 3? Tipo? Cosa ne pensi, Dario, di Half-Life 3? È un gioco che, insomma, si è visto tanta roba. Cosa vorresti da Half-Life 3? Ma sono una sega, quindi non sono domande improponibili. Però tu prova comunque a rispondere, scusa, magari qualcuno interessa. No, Fabio? Non gliene frega niente a nessuno qua. Niente, fatto. Non so giocare col TDS. Vabbè, ho capito, però ti eri proposto vantandoti. Addirittura i tuoi amici ti indicavano come un campione. Qua c'è una grande delusione tra il pubblico, perché ci credevano tutti. Assolutamente sì. Vabbè, tanto mi ha fatto il culo quello di prima, dai. E già due ne hai perse oggi, eh? Cioè, è stata una progressione. Prima una sola sconfitta, poi due sconfitte. Anche perché quattro giorni ci gioco. Ragazzi, qualche domanda? Niente, potete chiedergli tutto quello che volete, anche su cose che non c'entrano niente. Anche soldi si possono. Anche su, guarda che si è alzata una mano. Quando ha detto anche cose che non c'entrano, lui è impazzito. Lui è esperto in cose che non c'entrano. Sì, esatto. Guarda che sta arrivando Fabio. Arrivo. Lo riconosci perché non ha la faccia molto normale. Eccoci, come ti chiami? Mi chiamo Francesco, sono uno youtuber esordiente, gli ho già rotto le palle diverse volte via mail. Probabile. Quindi ti sta già sul cazzo a prescindere. No, anzi, chiedevi i suoi consigli, sono qui. Probabilmente lo trascinerò giù dal palco e lo costringerò a farsi riprendere per dire che apro il mio canale. Ora che hai detto così non vengo. Detto così sa un po' di minaccia, è vero. Però manca la domanda. Riformula la domanda. Esatto. Per citare un film famoso di cui non mi ricordo il titolo, non è una minaccia, è una promessa. No, ma sul serio, prima ti lascio finire e poi ti chiedo se vuoi. No, disturbalo adesso. Continua. Ma no, semplicemente vorrei semplicemente che Dario si facesse riprendere per quanto? 30 secondi. Quanti soldi hai da offrirgli? Io sono Tirchio. Allora, ce n'è uno e via, dai. Scusami, parte malissimo la carriera di questo youtuber. 2,50 basta, no? Ma no, ma qualsiasi cosa tu voglia fare si fa. Non tanto grazie, problemi. Hai fatto una figura pessima. Grazie. Aspetta che ti do un regalo. Vieni, grazie. Tieni. Vai Dario, scegli tu. Te, che ci provi da tipo 4 giorni, vieni. No, lui, col cacca. Abbiamo anche il cosplayer. Però la scelta del personaggio sarà praticamente obbligata. Ah, però non c'è, mi sa qua. No, non c'è. Non è sbloccato, mannaggia. C'è una sega. Non è, no. Giochi con Little Mac, grande scelta. Dammi pure la borsa. Ciao, vai. Come ti chiami? Arrigo. Vai, hai detto che giochi con Little Mac, quindi immagino tu abbia una certa esperienza col gioco. Avevo quello per l'N64, quello per la Wii, adesso giochicchio con questo. Giochicchio con questo, fantastico. No, aspetta, non tirar troppo perché sennò esplode tutto. Cosa c'è? No, come ti pare, uguale. È molto impegnativo metterti il microfono davanti con... Grazie. Sei qui per Dario o sei qui per Smash Bros? Per Smash Bros e...
per fare il culo a Dario che poi esplode. Grande. Tiene una dichiarazione. Insomma, hai praticamente dichiarato che sconfiggerai Dario, ormai l'hai detto, eh. Abbiamo Fabio. Una domanda, vai, quando, vai. Quando vuoi, eccoci. Come ti chiami? Marco. Praticamente la mia. Ho tre domande in una. La prima. Fai quattro. Va. Si sente pochissimo, eh. Allora, la prima. Come hai conosciuto le bizzarre avventure di JoJo? La serie preferita. Ma forse è meglio risponderne una per volta, che rompe più i coglioni. Vai, quindi come hai conosciuto le bizzarre avventure di JoJo? Le bizzarre avventure di JoJo l'ho conosciuto per consigli di amici. Esatto. Quanto alla serie preferita delle prime sei, la quarta, e di tutte le serie, la settima. Non avevi tre, sono due. E il personaggio preferito di tutte le otto serie? Josuke e Kira. Sono risposte che ti convincono? Vorrei dire. Sì? Non mi sembri quello sincero. Leggo che stai dicendo, nei tuoi occhi stai dicendo una bugia, vabbè. Erano quattro domande, mi pare, sono state meno? Erano, io ne ho contate tre. Tre al massimo, sì. Altre domande? Guarda che ce n'è una lì. Eccoci, ciao, come ti chiami? Giacomo. Più che una domanda è una richiesta, ci fai l'imitazione di Zeb 89? No. Dai, però sarebbe bella un'imitazione, perché darebbe un grande colpo di scena. L'ho già detto sulla pagina, non la farò mai più. Ma perché? Perché sono a favore degli omosessuali. E quindi? Delusione? Sì. Delusione. Ti togli dal canale. E mi disiscrivo. Oh, meno. Adesso. Oh, boy, tira fuori il cellulare e fallo in diretta. Com'è andata? Sudden Death. Almeno lo scotto decisivo ci sono arrivati. Abbiamo tempo per un'altra domanda? No, è finita. Ciao. Mannaggia. Grazie mille. Tieni. Aspetta che ti ridò anche la tua borsa e ti do tutto. Grazie mille. No, non lo so, decidi te. Dai, poi mi sento troppo in colpa. No, te che c'hai Victini, no, di sicuro. No, scegli tu così ti prendo. Però una ragazza. Dai, vabbè, insomma, scegliamo lei. Vai, lei, la ragazza, che ha preso anche la maglietta da TT. Ci lavoro, quindi. Ciao, Buon. Sediti pure. Vai, ciao. Come ti chiami? Roberta. Roberta. Vai, Roberta, hai un'esperienza a Smash Bros considerevole? Ci proviamo, fantastico. Scusa Umbo, prima sono passato vicino a Roberta e l'ho chiaramente sentita dire, adesso salgo e gli rompo il culo. Fantastico, l'ha detto brava come... Roberta. Brava Roberta. No, Zelda è terribile. Fa un culo incredibile Zelda. Mentre Fabio cerca tra il pubblico ho già una domanda pronta. Però volevo prima chiedere se Roberta aveva qualcosa da chiedere sì, a Dario. Sì, volevo chiedere, ti sei mai pentito di essere diventato così popolare? C'è stato qualche momento in cui hai detto chi cavolo me l'ha fatto fare? No, così no, però a volte mi sono girato i coglioni perché gli utenti spesso tengono ad essere, come ho detto già in altre occasioni, un pochino troppo esagerati con il loro youtuber preferito, cioè divinizzano troppo ed è secondo me sbagliatissimo. Perché alla fine quello che differenziava però un po' di populismo la televisione da YouTube era il fatto che i grandi personaggi di YouTube, Dio santissimo adorato, non erano VIP, cioè erano personaggi diciamo, boia bello sei Giratina, erano personaggi umili, diciamo, comunque ragazzi che facevano video su YouTube e quindi avevano un contatto con il pubblico. Adesso con tutte queste cose, queste mitizzazioni, diciamo, i personaggi di YouTube sono diventati personaggi dello spettacolo veri e propri, tipo Jerry Scotti, Bonolis, e quindi si perde il contatto con la realtà, si perde il contatto con l'umiltà, e questo non mi è mai garbato più di tanto. Un minuto secco di risposta, grandissimo, devi trovarne altri così, Fabio. Ci provo. Abbiamo una domanda, come ti chiami? Robert, e volevo farti una domanda un po' scomoda. Vai. Ti capita con diciamo il tuo lavoro su YouTube di trovare delle groupies? Ci sono altre domande, per favore.
curioso. No, ma perché non vuoi rispondere? È una domanda, domanda molto interessante. Sì, è capitato, però, cioè, fondamentalmente io sono fidanzato, quindi. Vabbè, ma le groupies non è che te le devi fare tutte, eh? No, non vabbè, ma nemmeno concetto. Alcune, cioè, no, tecnicamente. Non sei come i Pampers. Cioè. Loro lo puoi fare come fanno loro, però non è che lo devi fare. Siccome sono un duo, anche queste cose le fanno insieme. Sempre. Profist. Va bene, direi di aspettare perché... Com'è andata? Che non ho seguito. 1-0 per lui. 2-0 per lui. 1-0 per lui. Beh, di misura comunque. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie. Mi pare che abbiamo tempo per farne almeno un altro, giusto? L'ultimo. Quindi scegli l'ultimo. Devo lui. Sì, lui va. Fabio, nel frattempo raccogli tutte le peggiori domande che ci sono, tutte. Comunque non era scomoda questa domanda, cioè, era normale. Anche io speravo qualcosa di più scomodo. Ciao, siediti pure. Come ti chiami? Lorenzo. Vai Lorenzo, giocatore appassionato di Smash. Da dove vieni Lorenzo? Da dove vieni? Da Campiglia Marittima, cioè da quelle parti, insomma. Piacere di conoscerti. Che personaggio? No, davvero. Conosci. Ah, riconoscete, c'è cioè una cosa organizzata. Abbiamo subito il primo scandalo. Io non lo conosco. Non ho visto chi hai preso? Ike. Va bene, direi. Ah, se vuoi chiedere qualcosa. Vuoi chiedere qualcosa a Dario, visto che comunicate. Sì, ma meglio che non lo dica. No, meglio se lo dice. No, io volevo chiedere quando girava. Il video di Si alza il vento. Ah, mercoledì esce. Cazzo, si voleva venire. Però no, ho iniziato a girare, eh. Ah. Quindi se può venire bene. Sembra un buon dialogo tra di loro. Loro sono amici di infanzia. No, è che, allora ti spiego. Vai. Questo molti non lo sanno. Quando giro i video faccio sempre. No, che pezzo di merda che sei. Vai, rispondi. Non ti concentrare sul gioco. Fabio, vai con una domanda più forte perché... di lui. Sì. Mi raccomando, una bella domanda potente. Come ti chiami? Insomma, comunque chiedo alle persone di venirmi ad assistere, diciamo. Io ti seguo dall'inizio, dalle mosse fatte. Poi. E volevo chiederti, cosa ti ha spinto a passare dai video come Pokémon Revolution a quelli che fai adesso, comunque? Non lo so, cioè mi ha guidato l'istinto, quindi non è che ci fosse un piano sotto, ecco. Tu speravi che ci fosse un piano invece. Speravo una. Non il so. Piano è arrivato dopo, diciamo. Il piano è arrivato dopo i video. Come ho detto nella conferenza di prima. Il piano. Madonna, vuoi morire? Per favore. Basta. Sono impegnato. Voi non lo vedete mai. No, 245%. Cioè praticamente se ti sfiora ti proietta fuori dal mondo. Ragazzi. No. Facciamo l'ultima rata di domande, una più potente dell'altra. Vai, come ti chiami? Dave. Non ha senso che non puoi. Allora, la mia domanda sarà più scomoda di quella di prima. Comprerai il nuovo gioco di Naruto per il PS3? Ma no. Perché? Chiedigli perché. Perché? Che non mi piace Naruto, ma perché lo devo comprare? Non è una risposta soddisfacente. Oh, non è una risposta soddisfacente. Non era, però ma se non mi piace Naruto, scomoda. Ma perché devo comprare? Vabbè. Continua, incalzalo che si sta incazzando. Vai. Guarda che sta per lanciar via tutto. Naruto è bello. Sì, lo so, è buon per te. Dì che non capisce niente. Non capisce un cazzo. Lo so, mi dispiace. Non cede. Non cede, basta. Ci sono altri video da guardare su YouTube comunque. C'è Caverna di Platone. Scontro decisivo. 88 ferro. Avevo la bandierina, ho vinto io. Hai vinto tu, grandissimo. Sì, vabbè, barando la bandierina. Sì, tanto ti apro. Non ti vai, fai a modo. Ciao, grazie, ti apro nemmeno per il senso al vento. Ciao, va bene. Ciao. Direi che... Non lo so, mi sono dimenticato. No, basta, ah, ormai sì, sono... Sa che spengo il telefono in questi... Grazie mille. Direi che con la terza sconfitta, sì, ottima, siamo riusciti... Quindi, oggi secondo me ne hai persi più di quante ne hai vinte, o al massimo pareggio. Ma perché facevano delle domande incredibili mentre giocavo. Al massimo pareggio. Quindi insomma, grazie Dario. Grazie a te. Domani sempre alla stessa ora? No, domani basta. Domani sono a casa a dormire, probabilmente, tutto il giorno. Grazie a tutti. Un applauso a Dario, ovviamente. Viva Naruto! Forza Naruto! Naruto meglio di One Piece! Sempre. Basta, l'hai detto, è tutto registrato. Grazie mille, ciao! Ciao! L'ultimo capitolo però è bello. L'ultima vita è bello. Purtroppo la parte centrale fa capra. Però...